Ciao a tutti, sono Federico Melis, vi aspetto alla palestra New Gin Tonic di Rivarolo. Federico Melis, allenatore del settore giovanile della Rivarolese, è andata bene la partita a Torrazza? Ma guarda, è stato un pronto riscatto, non che non me lo aspettassi, sicuramente i ragazzi hanno risposto bene sul campo, un risultato perentorio, abbiamo dominato la partita dall'inizio alla fine. Ovviamente non era della portata del Real Canavese, l'avversario un po' meno attrezzato, ma sicuramente una vittoria in trasferta fa sempre morale. Oltretutto adesso voi dovete vincere queste partite per rimanere in corsa per quanto riguarda la seconda fase. Ma assolutissimamente sì, diciamo che adesso il calendario prevede Chivasso Rivarolo, che sicuramente è un ostacolo durissimo, poi una partita ancora più difficile a Settimo, e poi sulla carta ancora 3-4 partite, ma come dico sempre ragazzi anche in spogliatoio, bisogna ragionare settimana per settimana, si diventa grandi a piccoli passi. Quindi affrontare settimanalmente gli avversari concentrandoci sulla partita in calendario? Ma sì, guarda, giochiamo fino all'8 dicembre, poi dall'8 iniziamo un torneo invernale molto importante a Torino, torneo con tutte le prime teste di serie del torinese, per cui mi piacerebbe arrivare alle vacanze natalizie avendo accumulato comunque una buona serie di esperienza, perché poi non dimentichiamo che dopo il girone di ritorno ad aprile andiamo già a affrontare la partita 11. Quali sono le sensazioni che hai dai tuoi ragazzi in questo periodo? Ma sicuramente positive, ti avevo parlato un mese fa che c'era stato un momento di flessione che è stato completamente superato. Un incidente di percorso ci può stare, soprattutto con Real Canavese. C'è delle persone che sono un po' più indietro, 3-4 ragazzi da lavorarci. Fortunatamente da poco ho anche un assistente che mi dà una mano, che è mio caro amico tra le altre cose, che sicuramente sta interpretando molto bene il ruolo. E ovviamente in due fai il gioco dei doppioni e riesci a curare anche chi è un po' più indietro.